Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vedremo il verbo capacitarsi, ovvero il verbo capacitare nella sua forma riflessiva, che senza dubbio in italiano è la forma più usata. Che cosa significa capacitarsi di qualcosa? Quindi mi raccomando, state attenti perché questo verbo va sempre insieme alla preposizione di. Capacitarsi di qualcosa significa farsi una ragione di qualcosa, accettare qualcosa. Rendersi conto di qualcosa, convincersi di qualcosa, concepire qualcosa. Vediamo un esempio pratico, dato che, come ben sapete, con gli esempi si capisce meglio sempre tutto. Nonostante conosca Luca da anni, ancora non mi capacito di ciò che ha fatto. Non accetto ciò che ha fatto, non concepisco ciò che ha fatto, non riesco a convincermi del fatto che abbia fatto proprio questo. Capacitare è anche un classico verbo transitivo. Nel suo utilizzo non riflessivo si dice ad esempio capacitare una persona di qualcosa. Bisognerebbe capacitare gli amici dei loro errori, cioè bisognerebbe fare in modo che gli amici siano consapevoli dei propri errori. Però sinceramente non è una forma che almeno io personalmente uso, non mi piace, non ho mai usato, credo, capacitare in questo senso. E posso dirvi tranquillamente che invece la forma più utilizzata è quella che abbiamo visto all'inizio, cioè la forma riflessiva, capacitarsi, capacitare se stessi di qualcosa. Ho deciso di fare questo video perché proprio qualche giorno fa sulla pagina Facebook ho proposto un esercizio a proposito del verbo capacitarsi e, nello specifico, a proposito della preposizione semplice che si utilizza per accompagnare questo verbo, che, come vi ho detto poco fa, è la preposizione semplice di. Quindi capacitarsi di qualcosa oppure capacitare qualcuno di qualcosa. Spero che questo video vi sia stato utile, mi raccomando seguitemi anche su Facebook e non dimenticatevi di esercitare il vostro italiano sul sito www.impariamoitaliano.com. Ci vediamo al prossimo video!